Amici di Arcade Story, oggi abbiamo qui R-Type, uno dei miei giochi spaziali, shoot 'em up, preferiti, con i quali ho speso, posso dirlo tranquillamente, qualche milione di lire all'epoca, perché tutte le paghe che arrivavano le spendevo qua per riuscire ad arrivare alla fine degli 8 livelli del mondo dei Baido. Come vedete il suo cabinato era della Nintendo, anche se il gioco era dell'Irem, uno dei più rivoluzionari shoot 'em up che sono arrivati dopo Space Invaders. Infatti la particolarità di questo gioco era appunto la possibilità di potenziare lo sparo normale che c'erano nei vari giochi. Quindi più si teneva premuto il pulsante, più si caricava lo sparo e si poteva distruggere più. Allora, riprendiamo, ecco qui il suo cabinato, arrivato dall'America poche settimane fa. Bellissimo il control panel con tutte le spiegazioni e le armi. Se vi ricordate c'era l'azzurro, il rosso, il verde, i missili, la velocità e io la chiamavo la luna, che dava un aiuto a non ricevere i colpi dall'alto o dal basso. Lo schema più bello, che diventavo matto, era il terzo, perché si doveva distruggere l'astronave nemica. Penso uno dei più grandi sprite mai visti nel mondo dei videogiochi dell'epoca, in quanto era gigantesca. Ecco che siamo arrivati al primo boss finale, molto simile ad Alien, al film di Alien. Come vedete è stato il creatore di Alien proprio a disegnare questo boss finale. Abbastanza, sparagli in centro la protezione, così le uccidi subito. Se tu gli lanci la protezione, sti giovani non lo sanno, noi avevamo tutti i trucchetti per farcela. Ecco, game over. Per fortuna abbiamo il free play, che così possiamo andare avanti senza problemi. Poi, se vi ricordate, lo schema successivo era una specie di interiore di mostro, dove venivano fuori dei granchi dalle viscere. Cose meravigliose, veramente una grafica dettagliata e meravigliosa. Io penso che un gioco così all'epoca era un sogno, infatti io ci ho perso. Guarda, registra tu che io devo fare il mostro. Tieni qua. Per gli amici. Adesso lo facciamo in un attimo, se mi danno la basetta. Sono più scarso di te. Ai ai ai. Ma che cavolo, devo ricominciare da capo? No, eh. Oh, adesso stiamo qua finché non riusciamo a fare lo schema. È difficile, se non si hanno le armi è difficile, c'è poco da fare. Dai, ok, adesso gli devi mandare in centro questo, così si blocca, vedi, si blocca lì e lo uccide, hai capito? Hai capito, Albi?
Ragazzi, il maestro ha insegnato abbastanza per oggi. Vi saluto e alla prossima recensione. Ciao a tutti.